secondo me questa è una questione anche di segni zodiacali, di astri. Assolutamente. Con noi il venerdì a luci rosse c'è sempre la nostra amica Lady Tabata con il sex oroscopo. Buongiorno Fiorella, buongiorno Simone Girasole, buongiorno Pippolo Russo, buongiorno Sabrina Ganzer, buongiorno QPP, buongiorno M2O, buongiorno mondo, buongiorno Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno Lady Tabata. Buongiorno, stamattina vorrei parlare di un segno molto 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 particolare e a me abbastanza caro. Il Capricorno? No. Ma chi è? E Sagittario. Ma anche a me piace il segno del Sagittario. Vabbè, a lei piacciono tutti, ho capito. No, a lei piace il segno del Sagittario. Okay. Guarda che qui sei 2-1. Perfetto, grazie. Quindi stai zitto. Che ci dice su questo Sagittario? Allora, carissimi amici del Sagittario, capite l'importanza del sesso buono nella vostra vita, perché è fondamentale per il proprio benessere, certo, il sesso buono. È tempo di vivere la relazione e di abbandonare le illusioni. Per questo vi consiglio di abbandonarvi al piacere più puro e folle, che sono certa, sì, che troverete proprio, proprio nel luogo di lavoro. Ah, lo vedi che io dico sempre che negli uffici, parte, nei posti di lavoro, in panetteria, in città, c'è, sì, sempre quella, quella occasione. Ma l'occasione fa l'uomo ladro. È vero. Magari non c'entra, però intanto fa bene dirlo. No, è vero, in quell'occasione dove si passa tanto tempo insieme, dove si passano delle ore insieme, dove non si è sempre in forma o sia a volte bellissime, si creano delle simpatie. Sì. Ma in che modo? Nel modo più seduttivo, perché tu in realtà non puoi essere esplicito. Eccolo. Caro Sagittario, dovete cominciare ad aprire gli occhi e datevi praticamente, date la possibilità a questa persona di avere un po' di... Di carne. Di carne, di scusi, io dico un po' di frignacce, lei non ripeta quello ripeto. Che dico io. Okay. Marte, Venere e Saturno vi aiuteranno a vivere emozioni forti, specialmente se a cadere nel vostro sudore, sì, sarà un collega o una collega, sì, e ascoltatemi bene, apparentemente casta e pura. Ah, una figa di legno! No! Un consiglio? Preparatevi a fare gli straordinari. Sì, Ale! Mi piacciono gli straordinari. Ok, si rimane in radio fino a mezzanotte. Proseguiamo, chi c'è adesso? Adesso invece continuiamo con i pesci. Sì, il mio segno! Oh, Sabrina, che bello! Ascolta che cosa ti devo raccontare, sì, Sabrina. La vostra fantasia e la vostra capacità di prendere nella rete occasioni al volo, mm-hmm, in questo periodo è ancora più spiccata. Beh. Sabrina, quindi tu praticamente... Acchiappo pesce! Tu praticamente fai la pesca ad occhi chiusi. Sì! E non me ne rendo neanche conto. Non lo riconosce, guarda. Non neanche conto, sì, perché il tuo profumo, la tua realtà, ma anche non solo di Sabrina, la vostra proprio capacità di essere seduttivi in questa settimana è superiore a qualunque altra cosa. I love you, Tabata. Oh, in amore o in una relazione appena nate siete più distratti. Lo vedi? Perché è tutto dovuto in questa settimana, certo, e per cui siccome hai tante cose non capisci bene, ma invece non ti devi distrarre e godetevi tutto il buono della vita. Sì. Perché come dice un vecchio spot, sì, a letto quello che conta, sì, non è un grande pesce, ma è un pesce grande. E cos'è il pennello cinghiale? Grazie Lady Tabata, ho capito tutto. Ha capito com'è, alla fine tanto che te la che gira e ti rigira, ragazzi, sempre lì si va a finire. Grazie Lady Tabata, aspettiamo i segni fortunati, il sexy oroscopo la settimana prossima.